Prosegue il progetto di videosorveglianza del Parco San Bartolo contro gli incendi. Dopo la telecamera installata nel 2021 presso il cantiere Rossini a Pesaro per monitorare il litorale fino a Fiorenzuola di Focara, l'ente parco, grazie ai finanziamenti del programma triennale regionale Aree Protette, ha aggiunto una seconda telecamera, questa volta a nord, installandola sulla sommità della struttura del Mississippi a Gabicce Mare. Abbiamo chiuso il cerchio da Gabicce fino a Pesaro, quindi la costa del parco è presidiata. Ci saranno altre iniziative, altre attività da fare. Anche la prefettura ci ha consigliato di sistemare degli invasi. Chiaramente, parlando di pubblico, c'è una burocrazia da rispettare. Dovremo modificare il regolamento del Parco del San Bartolo per creare degli invasi, e rivedere gli sfalci che la provincia deve fare sulla strada provinciale, e quindi ci saranno ulteriori altre iniziative per poter scongiurare quasi totalmente il rischio di incendi. Una telecamera di ultima generazione in grado di unire le potenzialità di un controllo ottico a quelle date dall'analisi termica. In caso di incendio, il sistema lancerà un allarme alla centrale operativa di una ditta di vigilanza del territorio, che eseguirà un'ulteriore verifica da remoto. Se necessario, verrà inviata una pattuglia sul posto e attivata una segnalazione alle forze dell'ordine preposte allo spegnimento degli incendi. Questa nuova installazione sicuramente ci aiuta a prevenire fenomeni di incendio che abbiamo visto recentemente in Sicilia, nelle nostre regioni meridionali, piuttosto che in Grecia, quello che hanno causato. Noi l'abbiamo vissuto 7-8 anni fa, un fenomeno analogo, e crediamo che con questa tecnologia riusciamo a percepire in anticipo il rischio di incendio e quindi intervenire tempestivamente.